Tante le conquiste fatte dalle donne, ma per ottenere le stesse opportunità degli uomini c'è ancora molto da fare, come c'è ancora tanto da fare per creare una cultura basata sul rispetto e non sulla violenza. Tematiche importanti affrontate in un convegno che si è svolto a Fileto sul tema "Che mondo sarebbe senza le donne?". Le conquiste dal punto di vista legislativo, con l'approvazione della legge denominata Codice Rosso, arrivata dopo anni di lotte, gli stereotipi sui ruoli di genere che ancora incidono e pesano sulle donne, la difficoltà a raggiungere ruoli apicali nel mondo del lavoro nonostante le grandi capacità ed il dramma delle violenze, non solo fisiche, che si registrano tra le mura domestiche. Numerosi i relatori e gli ospiti. L'incontro si è aperto con i saluti del sindaco Rocco Di Nanno e di Stefano Di Rado, presidente della Proloco, che ha organizzato l'evento. Abbiamo voluto creare questo salotto chiamando Teletterario proprio per affrontare tematiche specifiche del momento. E abbiamo voluto dare proprio questo titolo: Che mondo sarebbe senza le donne? È un altro che potrebbe essere un sottotitolo, ma pure è importante. Alza le mani solo per dire stop alla violenza contro le donne. Maria Franca D'Agostino, presidente della Commissione Pari Opportunità, un incontro a più voci per parlare di quella che è la condizione della donna, di violenza contro le donne. Sì, nella giornata di oggi questo convegno è stato molto importante perché ci sono state quattro voci diverse che hanno un po' parlato della legislazione che c'è stata, delle battaglie delle donne dal 1900 ad oggi, dell'evoluzione anche della violenza, quindi fino ad arrivare al Codice Rosso. Si è parlato dei centri antiviolenza, in particolare di quello di Guardia Grele, si è parlato poi della regione, di cosa sta facendo la regione e poi si è parlato delle pari opportunità che appunto io rappresento, ho l'onore di rappresentare e di presiedere come commissione e di quello che oggi ancora manca, perché c'è una parità di diritti, ma sicuramente non c'è una pari opportunità, ovvero la possibilità per la donna di concorrere nella vita economica, sociale, professionale e politica al pari dell'uomo. Quindi c'è ancora molta strada da fare. Comunque possiamo dire che sono state tirate delle somme e anche ci sono stati molti spunti che saranno presi in considerazione sia dalla Commissione che abbiamo visto anche dal consigliere Montepara.